salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti, benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi prepariamo insieme un dolce della tradizione pasquale pugliese, le scarcelle. Biscotti buonissimi di pasta frolla che possono essere fatti in varie forme. Oltre alla forma cestino classica, si possono preparare altre forme come coniglietti, agnellini, campanelle, eccetera, eccetera, come voi preferite. E adesso iniziamo questa bellissima ricetta che d'altronde poi è molto semplice da preparare. E vi ricordo di iscrivervi al canale e cliccare la campanella per avere tutte le notifiche. Ed ora cominciamo. La prima cosa da fare, mettiamo le uova in acqua fredda e portiamo a ebollizione. Ci vorranno circa 6-7 minuti di ebollizione e le uova diventano sode. E nel frattempo prepariamo la pasta frolla. Quindi versiamo sulla spenatoia la farina, formiamo una piccola fontana, mettiamo all'interno le uova, cominciamo a sbattere. E aggiungiamo lo zucchero. Mescoliamo bene. A questo punto aggiungiamo l'olio. Sempre mescolando, facciamo assorbire il tutto. Aggiungiamo anche il latte e la scorza grattugiata di limone. Disponiamo il lievito sulla farina. E iniziamo a incorporare. Ok, una volta compattato l'impasto, procediamo a mano e formiamo un panetto. Ed ecco qui, abbiamo ottenuto un bel panetto liscio, come vedete. Eccolo qua. Non ci resta che avvolgerlo in pellicola. E farlo riposare in frigorifero per almeno mezz'ora. Il panetto si è riposato ed ora andiamo a preparare le nostre scarcelle. Adesso prendo la metà del panetto,
quest'altra metà la copro per non farla seccare e la tengo qua. Metto un po' di farina sulla spianatoia e vado a stendere la sfoglia. Vediamo lo spessore, più o meno 4 mm, così. Ok, una volta stesa la sfoglia, con un coppapasta da 12 cm vado a ricavare dei cerchi. Così. Che metterò direttamente sulla placca da forno, così. Con l'impasto avanzato lo rimpasto di nuovo e vado a formare delle treccine. Ok, metto qua. Quindi andiamo a preparare dei filoncini. Ecco qua, ne prepariamo tre e poi intrecciamo. Ed ecco qua. Uniamo le tre estremità e cominciamo a intrecciare come facciamo con una normalissima treccia. Vedete? Prendiamo il capo della nostra treccia, adagiamo e andiamo tutto intorno, ok? Spezziamo e chiudiamo. Con la pasta avanzata prepariamo una sfoglia e ricaviamo delle striscette. Da circa un centimetro, così. Su ogni scarcella andiamo a mettere al centro un uovo, così. E con queste striscette andiamo a coprire praticamente l'uovo. Spezziamo e andiamo ad attaccare, così. Quindi praticamente faremo una croce sull'uovo. Attacchiamo la base ed ecco qua. Naturalmente con la pasta che è avanzata, possiamo fare dei piccoli biscottini, non si butta via niente. Ed ora con un tuorlo d'uovo e un po' di latte andiamo a spennellare la superficie delle scarcelle. Naturalmente anche la croce.
E alla fine terminiamo con la decorazione di zuccherini colorati, rosa, bianchi, insomma i colori che preferiamo. E a questo punto non ci resta che infornare. A dopo. Le scarcelle sono uscite dal forno. Le ho infornate a 170 gradi per 20 minuti. Forno ventilato. Se avete il forno statico, aumentate di 10 gradi la temperatura. Ed ora le facciamo raffreddare e poi le gustiamo. Amici carissimi, la ricetta è terminata. Spero che sia stata di vostro gradimento. Io vi aspetto alla prossima, un like al video, iscrivetevi al canale e se vi piace commentate. E come dico sempre, io vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca.